questo ultimo incontro gastronomico organizzato e promosso dalla FIPE, Confcommercio, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che in questi giorni qua stiamo impegnando proprio per far sì che questi incontri andassero al meglio. Questa sera tocca la prosciutteria Doc di Pordenone, che si trova in Piazza della Botta. Con noi abbiamo lo chef, che è Piero Santarossa, che pregherà di fare una buonasera. Piero Santarossa ha una lunga esperienza presso il ristorante La Primo di San Quirino, quindi un ristorante stellato, ma poi la sua esperienza è andata molto più lontano, non a Cortina, Venezia, quindi alle sue spalle veramente. Mi dice se volete accomodarvi all'interno dell'arena, l'ingresso è libero, potete farlo, prego. Come Sergio Martini della famiglia che ha la prosciutteria Doc, che quest'anno a luglio peraltro festeggiano 10 anni di attività, un'attività aperta in stretta collaborazione con la Lava di San Daniele del Friuli. Una famiglia unita, ma soprattutto un'impresa, un'azienda che con il loro lavoro, il loro impegno professionale ha veramente saputo creare l'eccellenza del territorio. Questa sera la prosciutteria Doc presenterà i cialzoni di patate al figo moro. I cialzoni sono ovviamente un gnocco, poi spiegherà bene nel dettaglio lo chef, e poi il figo moro che nulla a che fare con il titolo di libro di Cracco, per essere figo se vuoi uno scavallo, tutt'altra cosa. Bene, con noi poi vicino c'è Walter Predieri, che rappresenta l'azienda Russolo di San Quirino, che servirà il vino che verrà messo in degustazione con questo piatto, e a lui poi si terrà il compito di spiegare l'azienda, ma soprattutto di dire delle caratteristiche di questo vino. Prima di cominciare volevo partire due parole al presidente regionale della FIPE, Sergio Lucchetta, anche un po' a conclusione di questi quattro giorni che hanno accompagnato questa fiera, che credo veramente di successo. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Per quattro giorni avete resistito, questo è il dicembre l'ultimo momento, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi è presente con la Federazione Nazionale, abbiamo fatto molti eventi sul crudo, abbiamo fatto eventi dei casi di successo, ma soprattutto abbiamo portato 10 ristoranti del territorio in fiera, nelle due arene, a presentare i piatti del territorio. Siamo partiti da un libro che abbiamo fatto tre anni fa ormai, che sono i piatti della tradizione in Friuli occidentale. La domanda era: qual è il piatto della provincia di Pordenone? Nessuno doveva sapere dare una risposta. Abbiamo deciso di capire qual era il piatto della tradizione, l'abbiamo fatto tramite il Messaggero Veneto, abbiamo fatto scrivere ai lettori del Messaggero Veneto quali erano le ricette delle loro famiglie, delle loro tradizioni. Siamo andati dai ragazzi delle scuole a dire di chiedere alle nonne e alle mamme qual erano i piatti della tradizione. Alla faccia del fatto che non c'erano piatti della tradizione, abbiamo raccolto 1350 ricette. Queste ricette sono state selezionate su tutto il territorio, dal nostro territorio, ogni chef del territorio. Abbiamo fatto selezioni successive e alla fine siamo arrivati a 240 ricette che sono state pubblicate su un libro. Non sto facendo promozione del libro perché il libro è già vinto. Si può trovare ancora in qualche libreria, in qualche edicola, è l'edizione di Biblioteca dell'Immagine. Quindi anche questo è un piatto del nostro territorio con i prodotti del nostro territorio. Aggiungo solo una parola, poi vi lascio. Chalsons. Chalsons, lo chiamo gnocco, ma è più un raviolo. È un raviolo che risente dell'influenza della cucina orientale e della cucina austriaca, perché c'è il dolce, ci sono... Allora, il chanson come nasce? Nasce con la marmellata, con la ricotta affumicata, con le patate e con le erbe aromatiche. Nasce così in Carnia, ma poi questo piatto, come ho avuto modo di dire, del Tossing Baide, ha subito delle variazioni sul nostro territorio. Difatti Piero ha fatto delle elaborazioni di questo piatto, dove la base è quella, ma il piatto è innovato. Quindi i ristoratori della provincia di Pordenone stanno facendo
innovazione della tradizione. Per questo siamo molto contenti, è una nuova gastronomia che si sta affermando sul territorio, non era conosciuta, ma laddove viene presentata viene riconosciuta. Quindi grazie a voi per essere presenti, per la fiducia. Buon appetito, vedo di assaggiare anch'io. Grazie, buon lavoro. Prima di dare l'avvio alla presentazione del piatto, doverosamente devo dare la parola al professor Gruppo Angio della scuola alberghiera di Aviano, che questa sera naturalmente con i loro allievi hanno preparato questa arena, l'hanno fatto anche i giorni scorsi, è una scuola su del territorio importantissima, anche perché lì vengono create i nuovi giovani che poi accederanno a questo lavoro, quello della cucina, a quello naturalmente della pasticceria e delle gelaterie. Allora credo prima di tutto vado un applauso, ci sono alcuni allievi, ma adesso il professor Gruppo dirà questo di più. Buonasera, una cosa molto veloce, ecco, perché il successo di questa prima edizione, di questa bellissima fiera, è dovuto anche a tutti i ragazzi, i nostri della scuola di Baviera di Arte, abbiamo due vene, che ricordo che in 3 anni prepariamo maestri di sala, chef di cucina e chef di pasticceria, ecco, che vanno in giro per il mondo. Qualcuno è stato anche ex allievo, qua, ecco, e quindi che poi si inseriscono con successo nel mondo della ristorazione. Insieme al nostro centro c'è lo Springer di Udine e di Flora. E quindi dietro c'è chiama insieme che prepara la degustazione. Se questa sera sono un po' stanchi, speriamo che riescano a sorridere lo stesso, vero? Grazie. Piero, vai. Andiamo avanti. Partiamo con la preparazione della torta di gnocchi. Abbiamo lasciato delle patate semplicemente, adesso lo andiamo a condire e metteremo i gnocchi. Guardate la pasta gialla, perché hanno un punto più vicino, più mancato rispetto alla pasta bianca, anche avendo una quantità di acqua superiore rispetto alla pasta bianca. Mettiamo la torta di gnocchi in buscata. Mettiamo un po' di zafferano solo per una questione informatica, per dare un po' di colore a questo contenitore di questo ripieno. E un uovo. Un po' di formaggio grattugiato. E partiamo. Partiamo semplicemente con le mani, come si fa anche con le sottine. Una volta incorporato l'uovo, andiamo avanti con la farina. La farina ne va circa un terzo rispetto alla quantità di patata che abbiamo lasciato. Prima facciamo sciogliere la farina e dopodiché la andiamo a impastare per fare un composto unico. Per addensare, mescoliamo bene
membri del consorzio del Sigomoro di Caneva, quindi tutti nostri, come dire. Non ho avuto fatto, lo vediamo nel corso a corso, una punta non troppo grossa. Andiamo a tagliare un po' del nostro impasto di patate fino a formare un cilindro abbastanza spesso. Con farina lo appiattiamo con le dita in modo da formare una sorta di riga, una striscia. Dopo continuiamo con il mattarello fino ad avere un composto molto sottile. Ok. Spennelliamo la superficie con un po' di acqua, in modo dopo che la prendiamo che aderisca bene. Facciamo dei ciuffetti di questo ripieno, così, facciamo un po' intanto, e andiamo a chiuderli a mezza luna. Con un cubo a pasta andiamo a creare queste mezze lune. Eccoci. E mettiamo un po' in pasta intanto. Per completare il piatto ci servirà del puro fuso nocciola. Quindi mettiamo la generosa noce di puro fuso di linea e la facciamo andare. Grazie Matteo. Prepariamo in una ciotolina il formaggio grana che servirà ad andare a condire la pietanza. Ci aggiungiamo della cannella per dare un profumo e del pane grattugiato. Il pane grattugiato in questo caso serve a che il burro fuso aderisca allo gnocco, alla raviola, al sonso, diciamo come volete. Solo a quello. Appena il burro è pronto possiamo procedere. Mi sa che ti vorrò andare.